con Gormita a scuola. Energia magica di Gorm. Lucas, queste cose non si fanno. Non si ricorre alla magia senza prima chiedere il permesso al Keeper. Tranquilla, è andato tutto bene. Quello spazio di energia magica poteva compromettere i cristalli. La magia ha funzionato. Allora perché Mimeticus ha avuto paura a usarla? Non lo so, ma la cosa importante è che Bombos e Labion siano spariti e che i nostri mondi siano salvi, dico bene. Ma se ti fosse capitato qualcosa mentre leggevi la formula magica? Perché ti agiti? Non gli è successo niente, sta bene. Bene, potete passare il resto dell'ora a riflettere sulla lezione di oggi. Hai attraversato un'altra volta il giardino della scuola, non è così? Oh, scusa se non ti ho chiesto il permesso. Il passero screziato ha bisogno di un posto dove sentirsi al sicuro. Ciao, finita. Ciao, professore. Ai, che cosa fai? Sei impazzita? Oh, è solo che avevi una foglia in testa. Che ti è successo? Hai litigato con un Ficus Benjamin? Au! Ti ci metti anche tu adesso? I passerotti sono in pericolo. Lucas, aspetta un attimo. Scusami tanto. Lascia stare. Ehi, mi piace la tua nuova acconciatura. La mia nuova... Sì, certo, è un po' strano mettersi le foglie fra i capelli, ma se lo fai tu sicuramente deve essere molto trendy. Sì, in effetti si tratta di una nuova moda che va per la maggiore. All'estero? Qui non è ancora arrivata. Ora devo scappare. Fermo dove sei. Che hai da fissarmi? Qualcuno non mi aiuti, un mostro magro! Aspetta, Ike, io volevo solo dire... Ma cosa... Qualcuno mi aiuti! Ma cosa è successo? Che hai combinato? Possiamo provare con una delle mie creme idratanti. Ci spieghi come hai fatto a trasformarti? Lo vorrei sapere anch'io. Dobbiamo portarlo al Tempio degli Elementi e chiedere consiglio a Razzle. È una lezione che state facendo? Infatti si tratta di una lezione... Di pronti intervento su alcune varietà tropicali particolarmente sofferenti. Proprio così, ci hanno dato il compito di rimuovere questo vecchio tronco infestato dalle termiti. Allergia. Ah, i ragazzini. Ora capisco perché non ha voluto leggere la pergamena. Sapeva che la magia avrebbe avuto un rimbalzo. Sarà anche bravo a parlare, ma a volte dice delle cose senza senso. A volte le pergamene non riescono a contenere le magie. Quando Lucas ha aperto il portale, un po' di quella magia gli si è attaccata. Un rimbalzo? Come quando ti spruzzi la lacca per capelli e ti resta sulle mani? Se mi crescono i capelli te lo farò sapere. Il punto è che parte dell'essenza di Lucas è stata risucchiata nel portale e questo ha mandato in tilt il suo aspetto. Oltre ad avere la forma di signora della natura, attecchisco il terreno proprio come un albero. Come possiamo impedire che si trasformi definitivamente? Ecco, oltre a un enorme aiuto da parte della Dea Bendata, avrete bisogno di due cose. La prima è la pergamena magica e la seconda... La seconda è questa. Quindi il mio occhio della vita assorbirà l'essenza che mi è stata tolta dal portale. Quella magia ti ha già procurato parecchi guai. Non fare l'eroe, Lucas. Non puoi leggere un'altra volta la pergamena. Deve esserci un'altra soluzione. Ascoltali. Mimeticus. Anche a me sono spuntate le radici quando cacciai Labion più di 100 anni fa. Io ho dovuto aspettare 80 anni prima che l'effetto di rimbalzo svanisse e che riuscissi nuovamente a camminare. E ancora oggi non mi sono del tutto ripreso. Quello che vedete è solamente l'ombra del Gormita che ero un tempo. Scusate, ragazzi,
Ho fatto una ricerca sul varco dimensionale. Venture City non è l'unica dove si sono verificati incendi inspiegabili. Tranquilla, Lavio e il suo amico sono prigionieri dentro al portale. E dobbiamo fare in modo che vi restino. Se tornano all'attacco, sulla Terra potrebbe scoppiare una tempesta di fuoco. Siete sicuri che ce la farete ad affrontare Lavio e Bombus? Se sei deciso a leggere la formula magica, riusciremo a tenere a bada quei due furfanti. Lucas! Lucas! Lucas, no! No! Ops! Fermo! E adesso? Che cosa facciamo adesso? Ci penso io a leggere la formula magica. Avrei dovuto farlo fin da subito. Prima non hai voluto leggere la pergamena. Perché ora sì? Perché il vostro amico si è sacrificato pur di salvarmi la vita. E il minimo che io possa fare è restituirgli il favore. Magia della foresta, cespugli e piante, aprite un portale in questo preciso istante! Dipende tutto da noi, fratello! Che vuoi dire? Ce l'hai, è il tuo turno! Per te è diverso. Tu almeno hai il grande onore di restare per l'eternità insieme a me, Lavio, il Signore del Fuoco. Se un giorno uscirai, potrai vantarti con i tuoi amici. Ma io di cosa mi vanterò? Io, intrappolato qui dentro con un mediocre subalterno. Perché non scappiamo come hai fatto l'ultima volta? Perché l'ultima volta sei stato tu a farmi fuggire da questo orrendo posto. Ed è un'impresa che adesso non ti è possibile compiere, visto che anche tu sei prigioniero insieme a me. Oh, magari ci salverà qualcun altro! Nessuno sa che ci troviamo qui, quindi nessuno si prenderà la briga di aprire il portale. Ma guarda, è qui che si finisce quando si viene esiliati. Boh. Ah? Su, mettiamoci al lavoro prima che questi due tentino la fuga. Jessica? Livello raggiunto. Mistica energia nei mari! Potenza suprema della roccia! Guarda, Toby, l'occhio della vita è illuminato. Forza, Bombos, surriscalda l'ambiente! L'occhio della vita! E questo che cos'è? Ha l'aria di essere un oggetto molto fragile. Toby! Adoro il calore delle fiamme sul mio viso. Mi rende più bello. Più bello e soprattutto più malvagio. Tentacoli degli abissi! Cosa? Toby, presto! Ok! Energia biomarina! Ho deciso! Appena esco dal portale, ridurrò in cenere l'intera valle del destino e quando sarà una terra desolata, farò erigere una statua gigantesca in mio onore! Te l'ha detto mai nessuno che sei un gran megalomane? Al volo! Non è possibile! No! Sono bloccato! Andiamo, Lavio! Non essere così attaccato alle cose terrene! Ma se insisti... Accidenti! Oh, a proposito, Toby, ce l'hai! Hai perso! Fermi! Dove state andando? Non abbandonatemi in questa prigione! Io sono il grande Lavion! Lavion! Speriamo che funzioni. Lucas! Sì, evviva! Grazie.
Vieni, Lucas, vieni a vedere. Oh? Si può sapere che ti prende? Se continui così, diventerai un mostro del giardinaggio. Che cosa, un mostro, hai detto? Per favore, non parlarmi di mostri. Non so, ma a me sembra che in questa scuola siano impazziti tutti. Ha 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 ha!